E ben ritrovati ad un'altra puntata di Rotocalco Versilia Smart. Il primo appuntamento, la prima intervista è con una figlia d'arte, appassionata di sculture sin da piccola e cresciuta tra i laboratori e fonderie di Pietrasanta e laboratori e fonderie del marmo. Siamo nella sua galleria, proprio in centro a Pietrasanta, e andiamo a parlare con Laura Tartarelli. Una galleria sempre aperta tutto l'anno, però soprattutto nel periodo estivo, auspicando un buon numero di turisti, la galleria di Laura Tartarelli offre davvero tante cose emozionanti, tra l'altro mostre direttamente in sede, ma anche eventi e mostre itineranti. La prima è a Villa Bertelli. Sì, abbiamo quest'anno una vasta quantità di eventi e mostre, grazie alle diverse adesioni a quelle che sono le mie idee, e iniziamo proprio con Villa Bertelli. Villa Bertelli sarà la location dove viene presentato Sandro Gorra, quindi un continuo dell'arte dell'attimo dove è stata fatta l'anno scorso a Pietrasanta, e saranno in mostra le opere monumentali perché verranno esposte nel giardino, quindi nel parco di Villa Bertelli, insieme al sindaco e al presidente Tucci, che si sono innamorati di questa mostra. Sarà presentata il 16 di giugno. Poi la mia attività continuerà qui a Pietrasanta con la Collect on Night, che è una manifestazione che viene fatta da tutte le gallerie di Pietrasanta iscritte all'Anga, e verranno presentate principalmente delle opere di Martin Lucchini, che è questo ragazzo alle mie spalle, che ha una tecnica unica, lavora con i fili e i chiodi. Chiodi alla stessa distanza, alla stessa profondità, con chilometri e chilometri di fili riesce a creare queste immagini. Dai ritratti agli animali, ha anche creato opere customizzate per alcuni brand importanti come Porsche, e ci sono anche altri progetti che si stanno realizzando. E il 1 luglio, qui alla galleria, un evento, un'inaugurazione con evento e anche personaggi. Chi ci sarà? Allora, le mie vaste conoscenze ci hanno portato quest'anno durante la Fashion Week ad incontrarci con determinati personaggi un po', diciamo, famosi, un po' particolari, perché non sono veramente principalmente artisti, ma durante il Covid la loro parte creativa è venuta fuori, e quindi hanno creato delle opere d'arte che il 1 luglio porterò qua in galleria. Sono degli attori, sono dei personaggi pubblici, tra cui Alex Belli, Stefano Sala e Federico Tolardo, che è un attore famoso, e Gianluca Migliorino, che anche lui ha creato una linea specifica per la mia galleria. In pratica questo evento è un evento mostra che raccoglie quello che è l'arte e il cinema, la pubblicità e la moda, quindi un insieme di cose fra fotografia, pop art, e abbiamo anche i ciuceri, che è una creazione in legno, tutto raccolto e dipinto a mano. E dopo il 1 luglio, che sarà un evento sicuramente mondano perché ci saranno anche altri personaggi importanti, andiamo ad Andria. Ad Andria ci sarà la presentazione di una parte della mia galleria in uno showroom privato di designer, dove Gianluca Migliorino presenterà un progetto nuovo, un progetto che si chiama Adamo 2030. È un progetto che viene sostenuto dalla Regione Puglia, dalla Regione Lombardia, che farà il giro di tutta Italia per 6 anni. È un progetto dedicato alla scomparsa della plastica. Quindi ci sarà la realizzazione di un'opera che sarà mezza fatta in marmo e un'altra metà fatta in bronzo. Quindi verranno coinvolti tutti i lavoratori di Pietrasanta, quelli che riusciranno poi a crearla, perché sarà un velo di marmo, non sarà un blocco, ma sarà un velo, dove viene rappresentato un uomo che cerca di uscire dalla plastica con gli animali, e dall'altra parte la fonderia, la Versiliese, con la quale collaboro da una vita,
e creerà un Adamo che esce fuori in bronzo, che esce fuori da questa plastica, da questo inquinamento che abbiamo nella nostra terra, con tutti gli animali sulle braccia, tipo veramente un'arca di Noè. Un'arca di Noè, sarà alta quasi 3 metri, verrà posizionata nella città di Andria, dove sulla base in marmo verranno scritti e incisi tutti i nostri sponsor che ci seguiranno in questo progetto. E da Pietrasanta al Lido di Cavaiore, quindi sempre in piena Versilia, siamo nella passeggiata di Lido di Cavaiore con un argomento, quello della ristorazione, che a noi di Rotocalco Versilia piace molto, ma piace molto anche ai turisti che vengono in Versilia. E torniamo da Rossano Zanella, proprietario dell'Universo 24, torniamo da Nicolas Flisi, che è il frontman del ristorante, e poi parliamo questa volta anche con Simone Moricone, che è il barman di eccezione, con una lunga esperienza. Torniamo a parlare con loro di ristorazione, di cocktail, e con questo io vi saluto e vi auguro buona visione. In piena passeggiata di Lido di Cavaiore, proprio all'interno di uno dei ristoranti più prestigiosi, possiamo dirlo, o comunque tra i più prestigiosi. I ristoranti importanti sono tanti, uno di questi è Universo 24. Noi siamo insieme al titolare, che è Rossano Zanella, al quale vogliamo chiedere: fare ristorazione oggi è diverso rispetto a 10 anni fa o 20 anni fa? Certamente. Sicuramente i competitor adesso sono tantissimi, sono tutti molto preparati, abbiamo tante trasmissioni in TV le quali presentano sempre un alto livello di preparazione, abbiamo i clienti che vengono già al ristorante e sanno già quello che vogliono, dove vogliono e come vogliono intercedere, perciò siamo molto in competizione con tanti, questo fa bene per tutto quello che riguarda la crescita, per quello che riguarda il continuare a migliorarsi sempre nel tempo. Diciamo che il mood di questa trasmissione, oltre alla cucina, è la competenza, e noi vogliamo far capire al telespettatore che dietro anche a un piatto ci sono un insieme di competenze che devono fare sinergia. Innanzitutto quella dell'imprenditore, l'abbiamo detto, quella dello chef, quello di chi sceglie i piatti e quindi le proposte da fare, ma poi il frontman, oggi si usa questa espressione, del ristorante è il cameriere, il caposala, che è quello che noi vediamo subito, prima ancora di assaggiare il piatto e di compiacerci di questo, noi vediamo chi ci accoglie. Quanto è importante l'accoglienza? Beh, al giorno d'oggi l'accoglienza fa la differenza, è inevitabile. Quindi un sorriso, come piace fare a noi, accogliendo il cliente appena entra nel nostro ristorante, lo facciamo accomodare, insomma. Ci piace, mi piace molto io e i miei collaboratori in primis dare proprio questa impronta, quindi un bel sorriso, una competenza, un'accoglienza tale che faccia sentire le persone e faccia proprio capire che per noi è molto importante questo. Tutto questo, oltre alla competenza, deve essere corredato anche dalla passione, perché questo è un mestiere che se non si fa con passione... Senza la passione non facciamo nulla, non facciamo. Quindi poi il sorriso viene proprio naturale, viene fatto volentieri, c'è la passione, ci fa piacere poi riscontrare il risultato nel cliente, e questo si capisce, è inevitabile, insomma. Quando viene fatto con passione viene tutto bene. Naturalmente quando si parla di ristorazione non si può non parlare di quella che viene chiamata cucina liquida. Sì. Siamo con Simone Moricone, sempre al ristorante bar Universo 24.
Posso dire che lavori da tanti anni nel 29. Settore? 29 anni, anche se sei giovane, hai iniziato giovanissimo e sei veramente uno dei più quotati, questo lo posso. Dicono, lo dico anch'io, faccio una digressione personale, sono cresciuta a Lido di Cavaiore e lo posso affermare direttamente. Che cosa ci prepari oggi? Ah, io farei un long drink dissetante visto che la temperatura è tiepida. Quindi come si fa? Iniziamo. Simone, con la moda degli aperitivi e delle apericene, questo è diventato un settore molto importante. Sì, negli ultimi anni, gli ultimi 10-15 anni sempre più ha preso... E quindi bisogna essere sempre più bravi. Sì. E quindi bisogna essere sempre più bravi. La competenza è fondamentale sempre.